Ciao a tutti. Allora, questo come da titolo è, diciamo, una seconda parte del primo video che feci in passato, anzi, il primo video che feci per il mio canale Nomiz Channel. E appunto, diciamo, vorrei elencarvi altre cose che a me danno fastidio. Però al contrario del primo video, dove diciamo, cioè nel quale le cose a me, diciamo, sì, mi davano fastidio, ma non me ne veniva niente. Queste cose invece, diciamo che non mi turbano, però mi danno fastidio, ma veramente, veramente fastidio. Allora, in questo video parlerò anche delle cose che mi davano noia, ritornando su argomenti già ripresi, come social network. Allora, dato che ho detto social network, io potrei iniziare da qui. E allora diciamo che una cosa che mi dà veramente fastidio sono le ragazzine o ragazzini che si sentono o perlomeno sanno di essere, diciamo, belli e pubblicano foto o video nel quale si come si può dire, auto imbruttiscono, diciamo, sì, dove tipo magari scrivono "mamma mia come sono brutto" o altre cose. Ecco, a me queste cose mi danno fastidio, perché diciamo passi per stupido, nel senso vuoi che qualcuno ti commenta o ti risponda, o se no addirittura metta mi piace, ma insomma ti commenta scrivendo "no, non è vero, sei bellissimo, sei bellissima", eccetera eccetera. Poi sempre su social network, come dissi in passato, però mi sto rendendo veramente sempre più conto che io prima, diciamo, no, scherzavo, però ne parlavo così. Ora invece veramente sta diventando, diciamo, un sito per gente adulta, via, per maggiorenni. Anche perché vedo sempre più foto, sia, soprattutto ragazze, ma anche ragazzi, diciamo, nudi o quasi, e appunto mi dà noia vedere una persona che, diciamo, secondo me si mette ridicolo, ma diciamo butta via quel minimo di come si può dire, non lo so, cioè butta via il proprio corpo, nel senso mette il corpo a nudo gratuitamente solo per ricevere mi piace, perché tanto ormai diciamo che la bellezza non va più in base all'aspetto mentale, insomma, al carattere, alla personalità della persona, in base all'aspetto fisico, che appunto innanzitutto viene, diciamo, messo così, cioè viene pubblicato davanti a tutti, perché Facebook, parli di Facebook, diciamo un sito dove chiunque può, se ce l'hai fra amici, o meno che non abbia la privacy, diciamo, puoi vedere pubblicamente quando ti pare foto di chiunque. E poi diciamo, cioè, il tuo corpo messo a nudo così secondo me è abbastanza imbarazzante anche. E comunque quello che voglio dire, se io voglio vedere, diciamo, delle cose così, cioè delle cose, diciamo, scandalose, voglio vedere cose nude, cioè vado sul sito porno, vado sul porno e diciamo che innanzitutto, no, che è meglio, però diciamo che, cioè, è perlomeno coerente al motivo per cui è stato creato. Un'altra cosa che mi dà noia, sempre sui social network, il fatto che quando ci sono le partite, o quando magari non lo so, è tanto che piove, poi sbuca il sole, o al contrario, la gente ti tiene aggiornato su Facebook, nel senso, magari non lo so, fa gol Milito, 18.000 comincia a scrivere "Milito gol, ha fatto gol Milito, mamma mia che gol Milito", eccetera. Quando se no, come dicevo nell'esempio, magari piove sempre, viene fuori il sole, la gente comincia a scrivere "il sole, oh no", se no magari quando nevica, nevica, vabbè, grazie ragazzi, ma sia il tempo che le partite posso anch'io, non è che se tipo d'inverno magari fa freddo, una volta nevica, è strano, stavo per uscire nudo, no. Un'altra cosa che mi dà noia, tanta, ma tanta, perché non capisco veramente quale sia il motivo, cioè perché soprattutto sempre le ragazze, ma anche i ragazzi, quando si fanno una foto bella, bella, sì, dai, bella, devono scrivere accanto
una frase detta e ridetta, magari di un poeta, uno scrittore, un autore, quello che ti pare. Perché? Qual è il motivo? Perché? Ma alcune non c'entra niente. Non c'entra niente alcune. Cioè davvero ne ho trovate tante. Tante, che diciamo non c'entra niente con la foto. Magari perlomeno se devi scrivercela, mettila, come si può dire, in corrispondenza con la foto, nel senso, tipo, una foto dove io rido, magari scrivo, se devo proprio scriverla, scrivo un giorno senza sorriso è un giorno perso, allora diciamo che è, diciamo, in corrispondenza con la foto, almeno, questo è quello che penso io. Poi, le litigate, le discussioni che vengano fuori su Facebook, allora, innanzitutto, una discussione o altre cose, secondo me, dovrebbero affrontate faccia a faccia, nel senso, cioè se io devo litigare con una persona, devo discuterci o magari devo dirgli qualcosa di bello, preferisco dirla appunto faccia a faccia, ghigna ghigna, di persona, piuttosto che su Facebook, su, insomma, su internet. Invece, ulteriormente a questo, la fanno anche in pubblico. Cioè, se proprio devi farla, almeno farla in chat, perlomeno nessuno vede. Invece no, farla in pubblico, addirittura se magari hai cliccato mi piace o per motivi X segui il post, ti bombardano di notifiche. Insomma, è un'altra cosa che mi dà noia. Sempre rimanendo sul tema di internet, ma cambiando sito, ovvero la pasta YouTube. Una cosa che mi dà noia è il fatto dei commenti. Ora cercherò di essere chiaro. Se YouTube ha dato da tantissimo la possibilità di commentare, ognuno è libero di scrivere cosa gli pare, sempre rimanendo nelle norme, nel senso, se te mi scrivi, guarda, questa pare una canzone, questa canzone non mi piace, va bene, però se te magari mi scrivi, questa canzone fa schifo, è una merdata, se mette il beep, diciamo che secondo me sei fuori le norme, e diciamo che lì fai bene a dire, guarda, se per favore evita di scrivere questi commenti lì, e allora ti do pienamente ragione. Ma che se io voglio sempre tornare su una canzone, voglio ascoltare una canzone, no? E magari mi piace che come piace, non mi piace che non mi piace, e magari voglio dare un commento sperando che diciamo l'artista veda il mio commento, cosa che diciamo che è molto difficile. Cioè, se voglio scrivere, guarda, scorsa, mi stanza non mi piace, se non mi arriva il primo, io posso scrivere veramente, è inutile che poi venga a scrivere, ma se la canzone non ti garba o non ti piace, cosa l'ascolti a fare? Ho capito, ma io posso, io non è che so, cosa non è che sono veggenti che posso sapere com'è la canzone, io la vedrò una volta, la posso commentare, credo che siamo un paese dove non puoi libera, cioè, credo che YouTube è un paese che, guarda, qui siamo ad un argomento un po' troppo grosso. Credo che YouTube posso, cioè, ognuno è libero di dire la sua. Insomma, quindi questo se vi diciamo che mi mandano un po' in bestia, ma veramente, ma non solamente quando capiterà a me, perché è capitato, ma anche quando magari le vedo. Non so se avete sentito. Ci manca il trapano. Poi, un'altra cosa che mi dà fastidio, cambiando argomento, nel senso, tralasciando i social network, è il fatto della palestra. Io da quest'anno inizio ad andare in palestra e mi sono reso conto che la palestra non serve solamente a praticare attività fisica, perlomeno farsi due muscoli, insomma, vabbè. E mi sono accorto che serve anche per rimorchiare. Ecco, io questa cosa non me la immaginavo mai, nel senso, mi sono accorto che donne non più nel fiore dell'età, si dice così, insomma, donne mature, soprattutto, che sono anche ragazzine, vanno in palestra per cercare di farsi notare dagli uomini. Ecco, io appunto questa cosa mi dà fastidio, perché ci sono mille modi, anzi, credo ci sono infiniti modi per farsi notare, e è brutto andare in palestra dove diciamo è un luogo, dove un posto dove devi sudare. Diciamo che non è una cosa, secondo me non è una cosa giusta vedere donne stra improfumate, stra truccate per farsi vedere. Anche perché sarò antico, però
tuttora rimango del fatto che la bellezza di una persona, sia uomo che donna, va in base al carattere, alla personalità che uno ha. E quindi, diciamo, anche su questa cosa qui, secondo me, la persona, in questo caso la donna, si mette un po' in ridicolo. Ecco, una cosa che invece penso che sia la più non noiosa, la più insopportabile di tutte. Ora, premetto già che non voglio farlo, ma vissuto, perché ho 19 anni, io visto, perché capirete cosa voglio dire. Cioè, anch'io ho gli ormoni che bum 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 bum, cioè veramente a pala di fuoco, eh? Però una cosa che non sopporto è concedere, non solo far vedere come nei siti, però concedere il proprio corpo, sia uomo che donna, così, nel senso, per come la vedo io, il sesso non è solo sesso, nel senso, va fatto quando provi un determinato sentimento nei confronti di un'altra persona e si spera che quell'altra persona ricambi. Invece mi sto rendendo conto che più che si va avanti, più che appunto questo sesso è frequente, non del tipo tante persone si amano e fanno all'amore, però dico che troppe persone secondo me si concedono facilmente. Quello che voglio dire, anzi quello che voglio dirvi, pensateci, perché poi quando basta il tempo, quando crescete vi renderete conto di aver buttato via determinate, se magari uno è vergine, di aver buttato via la verginità così, cioè se uno era vergine, di aver buttato via la verginità così, o se no anche a livello di orgoglio, di coscienza, dignità, vi renderete conto di aver sbagliato. E purtroppo su queste cose non si può tornare indietro, da certo, non è che ha ammazzato qualcuno, però cioè, sono cose che diciamo rimangono, ecco, quindi pensateci. So che diciamo a voi non mi viene niente di questa serie, anzi, giustamente non mi può dire, oh ascolta, a me invece mi dà noia, te che fa video, sì, fa video e ti lamenti sempre, e ti do ragione, e fai bene a farlo, anzi a farlo, a dirlo. Però ciononostante spero che magari qualcuno, almeno una delle cose che diciamo ho elencato, anzi ho detto, spero che magari qualcuno sia d'accordo con me. E non è che pretendo né mi piace né meno commenti, anche che siamo a stare troppo, chiedere troppo. Però magari niente, spero che. Guarda, una cosa che spero davvero è il fatto che, cioè, ti magari una. Che magari di commenti, no? Ora già commento fa, sì, magari effettivamente ha ragione, eviterò di commentare in questo modo. Ecco, quelli lì, anche se fossero una, cioè anche se magari è solo una persona, sempre se ci sarà, lì sarei veramente contento, anche se magari io non lo verrò mai a sapere. Vabbè, detto questo vi saluto e al prossimo video, sempre se lo farò. Ciao.